Un disastro, zero vittorie nelle prime 5 partite. Monza in zona retrocessione, così non va assolutamente bene. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come sempre, vi invito a mettere mi piace, a dire la vostra nei commenti e ad iscrivervi al mio canale attivando la campanella, così non vi perdete nessun video sul mondo del Monza. Vi invito anche a seguirmi su Instagram, Simone Schillaci con due finali, perché arriveranno presto nuovi contenuti e voglio sapere la vostra, ovviamente, sulle partite del Monza. Monza che perde 2-1 in casa col Bologna, una partita che sicuramente non è stata positiva, una partita che non ha fatto seguito alla bella prestazione contro l'Inter e fa pensare al fatto che sia stato un caso quel bel pareggio coi nerazzurri che hanno perso tra l'altro contro il Milan. Quindi non sono così tanto in forma. Monza deludente, sicuramente inizia bene la partita con diverse occasioni, con l'occasione di Pereira e anche altre diverse occasioni, poi invece finisce per soccombere sotto i colpi del Bologna, che ottiene la prima vittoria stagionale proprio contro di noi. È un Monza che non è mordente, non è cattivo, è un po' il Monza che abbiamo visto contro l'Empoli e contro il Genoa, tornato ad essere quel Monza statico, passivo, poco ispirato, questo soprattutto dal 20° minuto in poi, perché poi di fatto è arrivato il pareggio di Juric con una folata. I primi minuti ha fatto invece molto bene, però per il resto veramente male, male. Un Monza che al di là dei singoli fa veramente fatica. E il capro espiatorio è sicuramente Alessandro Nesta, che dopo la partita ha parlato in maniera decisamente positiva della gara. Non ho visto un Nesta critico, comunque, che ha visto la partita facendo un'analisi in negativo. Lui capro espiatorio per i cambi, perché non puoi lanciare forza in una partita così delicata, perché è comunque delicata, non puoi togliere ogni volta Daniel Maldini, che è sempre il migliore in campo, è l'unico uomo che punta, che crea qualcosa di pericoloso, lo tiri fuori sempre nei minuti finali, metà ripresa, e non ci ha capito niente, è andato in confusione, trasmette alla squadra una confusione, un senso di incertezza, è cosa che non ha fatto contro l'Inter, perché contro l'Inter sono stato il primo a dire che Nesta è stato autore di una grandissima partita e ha letto bene la gara, ha saputo fare i cambi giusti. Questa volta invece, dobbiamo dirlo, ancora una volta confusione. Oggi voglio partire da cosa non va, appunto, l'atteggiamento passivo e la confusione di Nesta, perché se vai a vedere appunto quanto fatto in campo, un Monza molto passivo, e da segnalare matita rossa sono Forson 5, Pessina 5. Forson è entrato veramente poco, giusto quei 20 minuti, decisivo però nel gol di Castro, bellissimo gol, però Lucumì gli ruba palla e se lo mangia in un boccone. E, per dire, è vero, comunque è un ragazzo giovane, non doveva essere lanciato in questa partita, però finisce inevitabilmente tra i peggiori in campo e quindi è giusto così. Pessina invece è irriconoscibile. Io continuo a non capire cosa stia succedendo a Matteo Pessina, nel senso che nei primi 2 anni è stato trascinatore del Monza, specialmente l'anno scorso con 8 gol e un giocatore totale, si inseriva. Quest'anno invece è molto molle, perde sempre palla, indeciso e trasmette alla squadra questo senso di inadeguatezza, di imprecisione, di lentezza. Veramente male, poi male tutta la difesa in generale, perché Carboni si perde Urbanski sul gol, Pablo Marì si perde diverse volte gli attaccanti avversari, forse Izzo, ma neanche Izzo ha fatto bene. E chi ha fatto bene invece sono inserito Turati e Maldini, voto 6,5 per entrambi. Turati tante belle parate e Maldini invece, ripeto, l'unico che ci mette qualcosa in più. Punta l'uomo, cerca di creare, è un giocatore che diventerà importante. Non l'avrei mai detto, ma non perché non creda in Maldini, ma semplicemente perché se ne parlava nei soliti termini, raccomandato e via di qua e via di là. Invece è un giocatore veramente interessante, ha personalità, punta l'uomo, calcia dal limite, quindi bel giocatore Daniel Maldini e tra i miei promossi. Turati invece bel portiere, bell'acquisto del Monza, da dire, non era tra i nomi a cui avrei immaginato, però si sta comportando molto bene. Mi sono dimenticato qualcosa? Sì, forse Dani Mota, anche lui insufficiente dopo il bel gol contro l'Inter, una bella prestazione, oggi male. Forse segno che dalla panchina fa qualcosina di meglio, però nulla da dire, ripeto. È preoccupante la situazione, nel senso che 3 punti dopo 5 giornate può anche starci, però sei lì dietro
di brutto. Poi può diventare molto più difficile man mano che passa il tempo, bisogna cercare di trovare e ricompattare il gruppo, ma ripeto, sono sicuro che manca non poco questa squadra. Gli esterni su tutto, perché stai giocando con Pereira titolare, con Kyriakopoulos che sta facendo bene, è vero, perché comunque Kyriakopoulos e manca gente, mancano giocatori importanti. Juric là davanti sì, ha battagliato, ha fatto bene, ha segnato, però è sempre molto statico, è la torre d'attacco e ne manca un altro di attaccante. Quindi è una rosa incompleta. Nesta ha fatto bene con l'Inter, ha fatto sicuramente bene con la Fiorentina, però nelle partite che contano veramente non ha fatto bene, perché se andiamo a vedere che ha fatto un punto con Empoli, Genoa e Bologna, anche se il Bologna è una squadra di metà classifica della parte alta, che gioca anche la Champions, è vero, non hai fatto bene. Erano quelle le partite in cui bisognava far bene, perché 0 punti con Fiorentina e Inter sarebbe andato bene, un punto solo con queste 3 squadre non va per niente bene. Niente, ora arriverà il Napoli, partita sicuramente difficile, su un campo difficilissimo e temo il peggio, è inutile nasconderlo. Vedremo se riusciranno questi ragazzi a ritrovare lo spirito giusto e a battagliare. Fatemi sapere la vostra nei commenti, vi aspetto qui come sempre con nuovi contenuti.